Siamo alla terza edizione della DVCL, DIF International Cup per pallavolo. È una Coppa dei Campioni riservata alle squadre che hanno vinto i campionati e quindi come noi abbiamo praticamente la possibilità, offriamo a questi ragazzi di tutta Europa di potersi confrontare, cosa che ai sordi non capita molto spesso. L'obiettivo è quello di alzare il livello. Noi dobbiamo molto ringraziare il Comune di Rimini che è stato disponibile dandoci i migliori impianti per la migliore riuscita dell'evento. Il tema dello sport per tutti come inclusione sociale, come crescita della comunità intera è un fatto veramente importante. Tra l'altro poi la pallavolo, come altri sport, la, come dire, disabilità di cui parliamo oggi è una disabilità che non incide sulla qualità e sul livello della manifestazione, perché vi assicuro che, come anche era nel mio sport, diciamo, i diversamente abili con problemi di tipo uditivo sono comunque grandissimi atleti, atleti che normalmente non si noterebbe alcuna differenza. Queste barriere, come si diceva prima, purtroppo nel caso della sordità, sono barriere invisibili, sono barriere legate alla comunicazione. E se noi riusciamo attraverso lo sport a, come dire, abbattere queste barriere, io credo che tutta la comunità ne potrà giovare. Di solito siamo abituati sui giornali e nelle televisioni a parlare molto dell'abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano un altro tipo di disabilità, non la nostra. Gli scivoli, i bagni per i disabili. Si dimentica molto spesso che noi abbiamo bisogno invece dell'abbattimento delle barriere della comunicazione. Abbiamo bisogno di nuovi percorsi. Faccio un esempio semplice. Ci servono gli interpreti di lingua dei segni. Ci servono gli assistenti alla comunicazione a scuola affinché i bambini possano seguire le maestre e quindi lo studio, cosa che non sempre in questo momento c'è in Italia. Quindi colgo l'occasione per ricordare tutto ciò.